E adesso vi parliamo di Carolina Stramare, il calciatore Pellegri Graize, e a questa intervista che abbiamo tratto da di più. Se è vero, mia figlia Carolina si è ufficialmente fidanzata con un calciatore originario di Genova, Pietro Pellegri, attaccante della squadra del Torino. Lui e mia figlia si vogliono bene. Io ne parlo perché me lo ha presentato ufficialmente. È già stato qui a casa e mi è piaciuto molto. È garbato ed è intelligente con la mia bambina. È educato nei modi e la ascolta. Insomma, è esattamente come speravo fosse e non potrei essere più felice di questa maniera. La loro è una storia seria. Chi parla è Romeo Stramare, un importante imprenditore nel settore dell'arredamento di lusso, originario di San Lorenzo in provincia di Imperia, ed è soprattutto il padre di Carolina Stramare, Miss Italia 2019 e finalista durante la scorsa primavera del reality itinerante Pechino Express. Quando lo chiamo, il signor Stramare non si tira indietro, è felice di raccontare le novità d'amore della figlia. Come se in cuor suo sperasse che da questo fidanzamento che non si trattiene a confermare, possa al più presto giungere una ennesima bella novità. Una convivenza, un matrimonio, magari un nipotino. Io per ora posso solo dire che Carolina è raggiante al fianco di Pietro. Continua il signor Stramare, che ho conosciuto 4 anni fa a Jesolo, il giorno in cui sua figlia conquistò la corona di MSS Italia. Ricordo che lui non aveva la cravatta per scattare le foto ufficiali successive alla premiazione. Gli regali la mia e ci scambiamo i numeri di telefono. Carolina Stramare e Pietro Pellegri sono fidanzati. La sera in cui Carolina è diventata Miss Italia è stata memorabile, ha letteralmente cambiato la vita a lei e anche a noi. Mi dice il padre di Carolina Stramare e nella voce risento la stessa emozione di allora. All'epoca del concorso di Miss Italia, infatti, Carolina era fidanzata con Alessio Falsone, giovane ristoratore e calciatore dilettante. Una storia che finì subito dopo. Da allora Carolina ha avuto altre storie, solo ora però è davvero serena. È rilassata e sorridente come non la vedevo da moltissimo tempo. Dice ancora il padre di Carolina. E il merito penso sia proprio di Pietro, che riesce a stare a fianco di mia figlia con estremo equilibrio. Il loro non è stato un amore a prima vista. Io so che si conoscevano da tempo nell'ambito di una serie di amicizie liguri che hanno in comune e solo dopo aver provato a stare un po' insieme deciso di fidanzarsi. La loro è una relazione adulta nata tra adulti. Sono certo che non sarà un semplice amore estivo, io per primo mi auguro che possa andare avanti, perché li vedo che stanno bene insieme. La ex Miss Italia che cerchiamo di intervistare scriva: preferisco non parlare di questa storia per scaramanzia. Ha già riferito ai conoscenti, in effetti Carolina Stramare ha motivo di essere scaramantica. Dopo la storia amore con il fidanzato Alessio, finita quasi subito dopo la sua elezione a Miss Italia, ha avuto altre storie d'amore come con il calciatore Cristian Maldini, oggi difensore del Lecco in Serie B e figlio primogenito dell'ex colonna milanista Paolo Maldini. Fu proprio Carolina in una intervista che mi rilasciò qui sulle pagine di Di Più a portare allo scoperto questa frequentazione. Io e Cristian Maldini ci definiamo buoni amici. Mi disse. Quando capita di uscire con altre persone che conosciamo, per esempio, mi accompagnava a casa sempre lui.